In primo piano la situazione sanitaria legata alla pandemia Covid-19, ma di riflesso anche a tutto il resto, perché come sappiamo in particolare nella provincia di Pescara i dati sanitari pandemici sono assolutamente sotto controllo, ormai da diverse settimane, in calo costante per quel che riguarda il numero di nuovi contagi e di conseguenza anche di nuovi accessi al pronto soccorso, ma proprio il pronto soccorso è un osservatorio importante per cogliere quanto invece siano rimaste indietro, quanto siano comunque ancora presenti le altre patologie e dunque la necessità di una risposta immediata in termini di attivazione sanitaria. È un tema che peraltro oggi è stato inquadrato anche sulle pagine del quotidiano Il Centro e su cui sentiamo per approfondire la situazione in diretta la nostra Antonella Micolitti che si trova proprio davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara che poco fa ha sentito anche il primario, nonché referente regionale per le grandi emergenze, Alberto Albani. A te Antonella. Buon pomeriggio Carmine, Buon buon pomeriggio pomeriggio. ai telespettatori. Hai detto bene tu, innanzitutto Flavia Buccilli in un articolo sul Centro ha anticipato la problematica e la questione. Pensate, c'è chi lavora qui e ci ha detto che ieri pomeriggio c'è stato un afflusso di gente come non c'è stato mai in 20 anni. Un afflusso di persone però, Carmine, al pronto soccorso di Pescara e però per la maggior parte di queste persone e l'emergenza non era ritenuta opportuna perché molte persone si recano e si sono recate e si stanno recando al pronto soccorso di Pescara per patologie che non necessitano dell'emergenza, ma che possono essere curate sia a casa o dai medici di famiglia. E quindi c'è un appello accorato che abbiamo raccolto noi questa mattina del primario del pronto soccorso, nonché responsabile delle maxi emergenze per la regione Abruzzo, Alberto Albani, che si rivolge alla cittadinanza e dice: venite solo in caso di reale emergenza, altrimenti si creerebbero e si creeranno assembramenti che possono rivelarsi anche dannosi e anche pericolosi. Albani nell'intervista poi ci ha fatto un quadro della situazione Covid, mai abbassare la guardia, ha detto vaccini e l'inaugurazione di un pronto soccorso ipermoderno tra giugno e luglio, uno dei più moderni d'Italia. Carmine, se tu sei d'accordo, però io vorrei subito mandare in onda l'intervista al professor Albani per non togliere tempo a quanto di prezioso ci ha detto. Se vuoi possiamo mandare il contributo filmato. Professore, lei voleva innanzitutto lanciare un appello perché c'è stato un iperafflusso qui al pronto soccorso di Pescara. Sì, esatto, abbiamo avuto un incremento di accessi negli ultimi giorni veramente significativo con problemi proprio di sovraffollamento. Quindi l'appello che voleva fare è quello di rivolgermi alla popolazione, quella di recarsi in pronto soccorso soltanto e esclusivamente per necessità importanti e rivolgersi alle strutture alternative, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, consultori, per tutto ciò che non è di strettamente di emergenza, perché si rischia non solo di aspettare moltissimo, ma anche andare incontro a un sovraffollamento che in questo periodo di Covid è assolutamente da sconsigliare. E poi c'è però un'altra problematica, quella degli anziani che invece devono essere ricoverati. Anche qui i posti iniziano a scarseggiare. Sì, gli anziani in questo periodo Covid sono rimasti a casa e adesso, per fortuna, con il fatto che il Covid in questo momento siamo in una fase di remissione, questi pazienti anziani cominciano giustamente a tornare in ospedale per essere sottoposti a accertamenti e cure. Questo fa sì che però c'è una concentrazione di pazienti in poche ore, in pochi giorni e mette in sofferenza l'apparato dell'area medica, degli ospedali e quindi un sovraffollamento. Un rischio quindi di cominciare a spostare pazienti da un ospedale all'altro, così come avevo fatto per il Covid. Insomma, adesso che la paura del Covid si è attenuata, ma come mi insegna lei, mai abbassare la guardia, ecco che però i cittadini purtroppo alcuni cittadini per la minima patologia, minima cosa, corrono al pronto soccorso. Niente di più sbagliato perché ci sono i medici di base, ribadiamolo, professore. Assolutamente sì, noi vediamo dei pazienti anche magari che attendono per ore, diciamo,
problematiche veramente ambulatoriali. Ad esempio, oggi abbiamo avuto un paziente che si è recato da noi perché aveva il dolore al braccio dopo il vaccino, ma quello è normalissimo, o la febbre dopo, il giorno dopo il vaccino. Sono fenomeni normalissimi che avvengono dopo una vaccinazione. Bastava appunto rivolgersi al medico di medicina generale e non venire qui in pronto soccorso, non soltanto a intasarlo, ma a rischiare proprio di poter contrarre il Covid proprio per il sovraffollamento. Mi approfittiamo della sua presenza. Situazione Covid in Abruzzo, anche alla luce di queste riaperture, si può fare un primo bilancio? Sì, possiamo dire oggi che il trend sta, diciamo, stabilizzato su un numero di nuovi positivi molto basso. Questo ci dovrebbe consentire nei prossimi giorni di avere una regione bianca in una regione bianca. Il problema è che dobbiamo essere consapevoli che questa è una battaglia che è lunga e che quindi dobbiamo continuare a essere attenti, a non farci prendere dalla frenesia di vivere questi giorni in maniera sfrenata, ma di continuare a avere quegli opportuni accorgimenti che abbiamo avuto in questi giorni, cioè distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, perché questo ci ha portato a questi risultati. Se noi continuiamo così avremo la possibilità di fare un'ottima estate, una bellissima estate. Vaccinazioni, quando si potrà raggiungere la cosiddetta immunità di gregge? Ma l'immunità di gregge noi, così dalle proiezioni che abbiamo fatto, pensiamo di poter raggiungere nei mesi fra luglio e agosto, poter raggiungere un'immunità di gregge. Ci dobbiamo preparare, ci dovremmo preparare una quarta ondata, o se siamo bravi si potrà evitare? Questa è una domanda da un milione di dollari. Io con il fatto della vaccinazione di massa e con appunto l'immunità di gregge e l'uso sempre degli strumenti di protezione, credo che potremmo pensare che non ci sia questa quarta ondata, però è impossibile dirlo perché l'altro anno anche abbiamo avuto in questo periodo una diminuzione di casi così come quest'anno, e poi ripartì tutto a settembre-ottobre. È vero che l'altro anno non c'erano i vaccini, quest'anno sì, però è ancora troppo presto perché è una patologia che ancora non conosciamo perfettamente. Per concludere, professore, non posso non farle questa domanda: verrà inaugurato a breve il nuovo pronto soccorso di Pescara, uno dei più avveniristici d'Italia, è vero? Sì, è vero, è un pronto soccorso veramente avveniristico, molto bello e finalmente che risponde a quelle che sono le esigenze della popolazione e anche quelle degli operatori che ci lavorano, perché lavorano finalmente in spazi adeguati. L'inaugurazione dovrebbe avvenire fra la fine di giugno e i primi di luglio. Bene, fin qui le dichiarazioni del dottor Albani. Antonella, com'è la situazione adesso alle tue spalle, lì all'ingresso del pronto soccorso, a quest'ora, alle 2:05 del pomeriggio? Dobbiamo dire che anche adesso c'è gente, noi per questione di privacy non possiamo riprendere le persone che stanno attendendo, Carmine, da ore. Lo ribadiamo, ci sono naturalmente delle persone che hanno necessità di un intervento al pronto soccorso, perché poi ci sono i ricoveri, ci sono patologie serie, però come hai sentito il professor Albani è stato chiaro, se magari dopo il vaccino avvertite un dolore al braccio, magari chiamate il medico di base, ma non recatevi qui al pronto soccorso, perché si rischiano assembramenti, lo avete sentito, anche addirittura pericolosi anche dal punto di vista del Covid, nonostante i dati siano rassicuranti e nonostante però Albani ci ha detto mai abbassare la guardia. Se non hai domande, Carmine, io ringrazio il collega Andrea Berardinelli e poi ci ricollegheremo in serata naturalmente per fornirvi i dati aggiornati della Covid nella nostra regione.